Ciao a tutte, benvenute o bentornate sul mio canale. Allora, mi è appena arrivato il pacchettino da Diana Nails, quindi voglio fare lo spacchettamento insieme a voi. Allora, lo allontano, anzi, prima ve lo faccio vedere. Sopra vediamo che come omaggio mi hanno inviato tantissimi pennellini. Apro e vi mostro tutte le cose che ci sono dentro. Ok, vi mostro una cosa alla volta, quindi sposto il pacco. Ok, inizio proprio a mostrarvi l'omaggino dei pennelli, che sono appunto 15 pennellini. Li tiro fuori così da mostrarveli anche solo velocemente. Qua abbiamo due pennellini ventaglio che vengono sempre comodi, soprattutto per o sfumare o per i glitter, specialmente li utilizzo io, a volte anche per spolverare. Poi c'è lui, che ha una punta molto lunga, quindi sappiamo che quelli lunghi vengono molto comodi per fare linee dritte. Poi abbiamo un pennellino quadrato e un pennellino col taglio obliquo, un altro pennellino quadrato che va bene per il gel, un altro pennellino un po' stile liner. Un altro pennellino quadrato, ovviamente sono con la colla, ragazzi, sono duri, eh? Perché poi noi andiamo a scollarli e via dicendo. Un altro quadrato, un altro liner ma più corto, un pochino più cicciotto. Un altro lungo quindi per le linee. Un aghetto. Questi qua a me vengono tanto comodi, ne ho un altro perché sono molto fini. Un altro pennellino obliquo. Lui che ne ho anche io uno. Però è nero, che vedete che è piegato, un po' obliquo, e poi un altro quadrato, quindi tanti pennellini in omaggio che non è da tutti. Poi vado avanti, pesco un po' a caso le cosine. Ho preso un olio cuticole di questo qua, di quelli fatti con il pennellino. Questo qua in particolare è all'aloe. Non lo scegliete voi la fragranza, ragazzi, almeno io non l'ho scelta, nel senso è un po' random. Poi, come pesco nel sacchetto, ragazze, vi mostro. Ho preso due pennellini, costano veramente poco, intorno a 1,95 euro se non ricordo male. Ho qua di fianco a me la fattura, quindi se riesco poi vi dico i prezzi. Sì, ho controllato e vengono 1,95 euro l'uno. Ve li mostro un pochino più da vicini. Poi ho preso questo contenitore qua per poterci mettere appunto pennellini, magari un portapenne, perché ce l'ho sempre buttato in giro. E poi c'è un altro cestino, ma è stracolmo e quando devo cercare un pennello o qualcosa non lo trovo mai, così almeno li suddivido. E anche lui costava poco, ve lo cerco un attimo nella fattura. Lui viene 2,03 euro, ragazze. Poi le tip, queste qua sono le tip a mandorla, le ho prese in colore naturale, sono 50 pezzi e qua convengono molto perché costano 3,90 euro, ragazze, 50 pezzi. Poi comunque al massimo vi posso mettere tutti i link sotto qua nell'info box. Vado un po' veloce perché ho preso parecchie cose. Ho preso la colla per le tip, ma le uso un po' per diversi scopi, quindi l'ho presa. Anche lei costava pochissimo, tipo 90 centesimi se non ricordo male. Aspettate che ce l'ho qua, sì, 0,90 centesimi. Poi ho preso i bastoncini d'arancio, questi sono 100 pezzi e vengono 2,90 da 11 centimetri di lunghezza. Poi ho preso il pigmento blu, che è un po' è fuoriuscito. Ne ho presi due, veniva 0,70 centesimi l'uno, perché quello blu, ragazze, non lo trovo mai e quindi ne ho comprati due, tanto per 70 centesimi, ho detto ne approfitto. Poi è piccolino, non è grande come contenitore. E quindi questi ne ho 0,70 centesimi. Poi ho preso le spazzoline. Venivano già in coppia, venivano già due spazzoline insieme, anche queste costavano pochissimo, 80 centesimi.
Io le uso specialmente queste qua piccole da tenere nel mignolo quando lavoro con la fresa, per non stare ad appoggiare il manipolo e poi spazzolare, ma fare una cosa unica. Ho acquistato i micro brush, questi qui, 100 pezzi, vengono 2,90 euro perché sono scontati, altrimenti stanno più o meno sugli 8 euro. Possiamo avere mille usi di questo, per esempio appunto se dobbiamo applicare, dopo vi faccio vedere che ho preso il Capramin, oppure se dobbiamo andare a fare qualche trattamento specifico nella zona di cuticole, oppure in un punto specifico che non sia per forza le cuticole, insomma per vari utilizzi. Il colore anche qua è random, nel senso che vi arrivano un po' del colore che loro buttano dentro nel pacco, ecco. Il prezzo ve l'ho detto. Poi appunto il Capramin, che per chi non lo conosce, il Capramin è, serve per far smettere appunto un sanguinamento, quindi se per caso noi abbiamo ferito accidentalmente le cuticole, che non deve assolutamente succedere, poi sappiamo che magari con l'eonico tecnico oppure con chi è un pochino più sensibile può capitare che anche solo nello spingere sanguinano, quindi per far smettere il sanguinamento c'è lui, che è il Capramin appunto, scontato, e viene, quasi tutto era scontato ragazzi, quindi se volete approfittarne anche voi, il Capramin viene 3,90 euro ed è 30 ml. Poi ho acquistato questa qui che è da 19 cm, sul sito ce n'è anche un'altra da 18 cm e viene 2,90. Il cerotto proteggidita, anche questa la colorazione te la mandano loro random, e lui anche costava poco rispetto comunque ad altri siti, viene 1,90 euro. Eccoci qua ragazzi, e poi ho preso questi qui che sono i gel painting gel, li chiama proprio. Ne ho presi alcuni, non sono tutti, questi qui vengono 6,90 l'uno, quindi ve li mostro adesso, quindi vi mostrerò sia la stesura che il colore ravvicinato in un quadretto che vedrete qua davanti, e nulla ragazze, poi ci vediamo alla fine della stesura dei colori. Thank you.
ragazzi, questi qua sono tutti quanti i colori di Diana Nails che ho steso. Allora, a tutti ho fatto due passate, poi li ho sigillati, hanno pochissima dispersione. Alcuni mi risultano molto molto più scriventi di altri, altri invece sono meno scriventi. Allora, diciamo che ovviamente con due passate risultano dei colori molto belli, come potete vedere qua. Anche perché appunto sono super scriventi con due passate. Però diciamo che io da un paint mi immagino una scrivenza super 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 pigmentata, appunto, perché essendo paint, non lo so, io magari sono abituata anche alla Global Fashion, che secondo me sono i migliori paint che io abbia mai provato, perché sono super pigmentati quelli, veramente. Invece questi qua, ripeto, sì, alcuni mi risultano più scriventi, altri meno, ma appunto come monocolore li consiglio. Ma se andate a cercare dei paint che veramente volete che scrivano tantissimo la prima pennellata, questi no, ottimi appunto come monocolore. Se vogliamo andare a fare anche qualche tecnica dove abbiamo bisogno dei colori un pochino più pigmentati dei soliti, quello sì, però ecco, io non li chiamerei paint. Quindi nulla ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto, che vi sia stato utile. Per qualsiasi domanda scrivetemi pure qua sotto, io vi mando un grande bacio e ci vediamo come sempre al prossimo video.